Iniziativa elettorale ieri pomeriggio all'Hotel Vittoria di Marcello Linares, candidato alla Camera nel collegio plurinominale Trapani-Marsala, Monreale-Bagheria. All'incontro hanno partecipato i deputati regionali Giuseppe Lupo e Baldo Gucciardi. Nel corso dell'incontro Linares ha illustrato i motivi della sua candidatura. Apertura di campagna elettorale con una bella delegazione di eccellenze di questa città, del mondo dell'imprenditoria, del mondo professionale, del mondo anche culturale, perché no, anche del mondo intellettuale. La parte migliore di questa città. Trapani merita di più, dobbiamo ripartire da qui. Merita un programma vero come quello del Partito Democratico, un programma onesto con copertura finanziaria vera. Non merita sicuramente le promesse irrealizzabili del centrodestra che hanno ridotto il paese in uno stato di crisi che tutti purtroppo ricordiamo, non merita le urla che inneggiano alla paura, alla rabbia, all'odio sempre del centrodestra e non merita neanche l'inadeguatezza dei populisti che criticano e basta. Presenti all'iniziativa anche gli altri candidati del PD, a partire dalla senatrice Pamela Auru, in corsa per la Camera nel collegio uninominale Trapani-Marsala, e l'onorevole Teresa Piccione, in lista per il Senato nel preporzionale per la Sicilia occidentale. A sottolineare le candidature e le priorità del programma democratico, il capogruppo all'ARS Lupo. Sono liste che nascono con candidati autorevoli, candidati che hanno senz'altro dimostrato in questi anni davvero di lavorare per la costruzione del Partito Democratico all'interno delle istituzioni, come l'onorevole Piccione, ma anche come altri candidati, come la senatrice Pamela Orru, e anche proposte nuove per esempio come Marcello Linares in una città importante come Trapani, e anche candidature che generosamente vengono portate avanti per rilanciare il programma del Partito Democratico, un programma che mette al centro innanzitutto i temi dello sviluppo, della crescita economica, del lavoro. Questa è la priorità. Nella sala conferenze dell'albergo trapanese anche Anna Maria Angileri, candidata alla Camera dei Deputati nel plurinominale per il collegio Trapani-Marsala, Monreale-Bagheria, che questo pomeriggio alle 17 aprirà la campagna elettorale nel comitato di Via dei Mille. All'incontro sarà presente la senatrice Pamela Auru e Davide Faraone, capolista al Senato. Sempre in piazza Vittorio Emanuele, più o meno in concomitanza con l'iniziativa democratica, Noi con l'Italia, UDC, presentava la sua squadra nel plurinominale nel collegio Trapani-Marsala, Monreale-Bagheria. Quasi al completo i candidati della lista, dal leader Saverio Romano alla trapanese Maria Pia Castiglione sino all'onorevole Gabriella Carlucci, in tour elettorale ieri in provincia. Ai nostri microfoni il capolista Saverio Romano ha sottolineato il nuovo progetto politico offerto all'elettorato. Ascoltiamolo. Noi siamo la novità politica di questa competizione elettorale. Partiti che si sapeva fossero già presenti sono assenti dalla scheda elettorale. La nostra invece è stata una formazione politica che ha messo insieme circa 6 movimenti ed è riuscita a fare tesoro di quella esperienza, di quei valori e quei principi che vogliamo siano rappresentati in Parlamento e siano rappresentati da un partito politico. Perché sia partito politico dobbiamo superare lo sbarramento del 3% che ritengo, per quanto ci riguarda, supereremo agevolmente. L'ex senatrice Castiglione invece si è soffermata sul radicamento territoriale delle candidature. Noi confidiamo molto sugli elettori che possano individuare nella nostra lista Noi con l'Italia UDC la presenza di persone radicate nel territorio tra Palermo e Trapani, persone competenti, persone esperte, persone con esperienza politica, persone che come me conoscono il territorio di Trapani e Marsala e dei comuni della provincia che possono portare sicuramente un contributo valido a Roma nelle aule parlamentari, perché di problemi da affrontare ce ne sono tanti, anche della nostra provincia. Intanto l'onorevole Nino Oddo, capolista alla Camera per Insieme, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento di oltre 12 milioni di euro per la manutenzione delle strade provinciali da parte del Ministero delle Infrastrutture. La somma verrà erogata nell'arco di un quinquennio. Si tratta, ha dichiarato, di un intervento importante ed urgente per garantire maggiore sicurezza alle arterie del nostro territorio, alcune delle quali molto pericolose o addirittura impraticabili.
I grillini invece ieri pomeriggio hanno tenuto una conferenza stampa con l'onorevole Valentina Palmeri e Maurizio Santangelo, candidato per il Senato nel plurinominale nel collegio della Sicilia Occidentale. Il senatore dei 5 Stelle è intervenuto ai nostri microfoni. Oggi con una conferenza stampa diremo alcune cose che riguarda la gestione dell'aeroporto. Una gestione che è stata, per utilizzare un eufemismo a dir poco fantasiosa, ai limiti anche della legalità. Quindi segneremo in maniera precisa e puntuale quelli che sono stati dei passaggi che stanno costringendo i trapanesi a soffrire per la perdita dal punto di vista dell'economia locale dell'aeroporto stesso. L'aeroporto è il cuore pulsante di tutto il territorio, quindi è chiaro che l'azione in questo caso del governo Musumeci, perché il governo Musumeci è in regione e le risposte che deve dare a tutti quanti i trapanesi, a tutti quanti gli addetti ai lavori, devono essere immediate in modo tale che la stagione non vada perduta.